Island Garden nasce dalla necessità del voler creare un luogo fisico che metta insieme persone di valore. Siamo in un'epoca sempre più digitale, dove le chat, i social network ci connettono sempre di più, ma la necessità del tornare fisico, del creare un social network fisico, diventava un elemento fondamentale. E quindi l'idea di Talent Garden nasce proprio dal creare un distretto industriale sui temi del digitale, dell'innovazione e della creatività, anche in Italia, dove esisteva già qualche esempio, ma dove mancava una grande rete nazionale ed internazionale che ampliasse e supportasse i talenti italiani nel mondo. Il modello del co-working in generale di questi temi parte, se vogliamo, anche molto prima, dal passato. Ci sono sempre stati dei luoghi fisici che mettevano insieme i migliori, i talenti di quel periodo storico. Se partiamo dalle corti con i mecenati che mettevano insieme i talenti nel passato, poi ci sono stati i caffè letterari, poi i distretti industriali. Se guardiamo la storia, l'evoluzione, il co-working è un'evoluzione naturale di un luogo fisico che mette insieme persone per scambiarsi idee, per costruire relazioni insieme. A livello internazionale il co-working nasce nel 2004 a San Francisco e nasce proprio come movimento del mettere insieme in un luogo fisico persone diverse. Noi ci siamo ispirati a esperienze diverse, magari anche molto piccole, ma che lavoravano tanto sulla qualità dei propri membri, un po' come se fosse un club per innovatori, un club per imprenditori, un club per persone di valore. Stare in un co-working cambia totalmente l'approccio al lavoro. Lo cambia perché di per sé i co-working sono pensati proprio per essere diversi e quindi sono luoghi aperti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e sono luoghi che sono pensati non solo per lavorare, ma per stimolare la produttività delle persone lavorando in modo diversi. E quindi sono luoghi dove ci sono magari dove posso lavorare su un puff, posso lavorare su un tavolo in piedi, cambiano proprio le modalità di lavoro e stimolano relazioni perché sono totalmente open space, tutto vero. Sono luoghi che stimolano relazioni e questa diventa la parola chiave. In un mondo sempre più digitale, la connessione fisica, lo stringersi la mano, il bere un caffè insieme ritorna al valore principale. Il co-working non è qualcosa semplicemente per liberi professionisti, start-up o piccole imprese, è qualcosa che può andare davvero a modificare i luoghi del lavoro anche delle grandi imprese, un po' gli uffici di tutti noi. Allora il tema vero è il processo culturale che dobbiamo pensare e il processo culturale a cui ci dobbiamo adattare. Il mondo del lavoro sta cambiando, stanno cambiando i settori, stanno cambiando le modalità con cui lavoriamo, sempre più flessibili, sempre più rivolte all'imprenditorialità, e in questo è fondamentale anche che lo spazio si adatti e sia user centric, quindi che rispetti le esigenze degli utenti e che li stimoli a produrre di più, essere più produttivi e non semplicemente a rispettare regole che ormai da 100 anni seguiamo, quale può essere avere la mia scrivania e diventare importante, quando diventa importante avere la pianta più o meno bella. Credo che oggi praticamente qualsiasi azienda che sia nel mondo dei servizi possa puntare ad avere e importare le modalità del co-working al proprio interno. Il tema è cambiare il mindset, non è semplicemente cambiare il layout e quindi può essere adattata a chiunque, ma deve partire da una logica non solo di smart working ma anche di smart minds e quindi del pensare in modo diverso, del lavorare in modo diverso e dal pensare che i processi produttivi e di interazione tra le persone stanno oggi totalmente cambiando e anche il luogo di lavoro non è semplicemente un insieme di scrivanie insieme, ma un insieme di teste che possono e devono lavorare e costruire sinergie insieme. Un
paio di anni fa è nata all'interno di Talent Garden la Tag Innovation School, una scuola di formazione professionale sui temi del digitale. E questo perché la vedevamo come una naturale evoluzione di un coworking, di un luogo di lavoro che aiutasse le persone a lavorare in modo più smart. In un processo di questo tipo la formazione diventa un asse fondamentale, perché oggi non basta più studiare 3-5 anni e imparare quella che è la propria professionalità. Oggi la formazione diventa continua, devo continuare ad aggiornarmi, devo continuare a far sì che sia disponibile sul mercato ciò che io so è disponibile oggi sul mercato a livello di posti di lavoro. Il tema allora diventa come unire queste due cose. Tag Innovation School punta a formare tutte le nuove figure professionali oggi necessarie sul mondo del lavoro, se non essi web developer, specialisti di e-commerce, di user experience, e dargli una formazione concreta, veloce e adatta soprattutto oggi a trovare un lavoro in Italia. Una logica in cui lo spazio di lavoro si adatta e si adatta a queste nuove necessità, cambia, si aggiorna coi tempi, diventa sempre più digitale, sempre più user-centric, anche l'ambiente di casa deve cambiare, deve essere pensato per dare una risposta al non solo essere un servizio, devo dormire in un posto e deve sentirmi a casa, ma deve essere soprattutto pensato per essere molto più smart, per essere un qualcosa che si adatta ai miei bisogni, ai miei consumi, che cambiano secondo il mio percorso professionale, ma soprattutto devono essere concepiti in modo diverso. Siamo in un'economia basata sui servizi, siamo in un'economia della sharing economy, e quindi perché devo avere per forza la mia casa? Perché devo per forza arredare una casa, cercare una casa, e non posso magari invece, come avviene già nei co-living, nei co-housing, iscrivermi online e avere casa pronta nel giro di poche ore con già tutto incluso e non dover più pensare a nulla. Oggi la comfort zone, ognuno di noi trova ed evolve anche in casa propria un modo un po' diverso di concepire. In questo i co-housing e i co-living stanno totalmente modificando come noi interagiamo con una casa. Perché? Perché non c'è più uno spazio privato, lo spazio privato diventa solamente la propria camera, ma anche negli spazi comuni, quindi la cucina, il divano, questa tipologia di luoghi diventano sempre più condivisi, e perché l'elemento relazionale diventa sempre più importante. Siamo sempre di più, sempre più in grandi città, ma diventa sempre più importante avere dei luoghi dove si creano delle microconnessioni umane. Quindi questi luoghi personali per ognuno di noi diventeranno sempre di più condivisi. La sharing economy ci mangerà anche quella parte di privacy che avevamo tenuto fino ad oggi, almeno nelle quattro mura di casa nostra. Credo che oggi non ci sia più un oggetto all'interno della casa che diventi fondamentale. Questo perché lo smartphone nelle tasche di tutti noi diventa il vero hub che connette e unisce tutta la casa. È quello che ti permette di accendere la televisione, è quello che ti permette di spegnere la caldaia, è quello che ti diventa un po' il centro della casa stessa e delle tue funzionalità. E nel momento in cui questa ti parla, ti risponde, come succede oggi un po' grazie a non soltanto la domotica, ma all'interazione vocale con la gestione della propria casa, non esiste più un qualcosa di cui davvero hai bisogno, perché tutto ti viene fornito e risposto direttamente dai sistemi automatici. Oggi il design va completamente ripensato. Per troppi anni abbiamo continuato a pensare riguardando cosa avevamo in casa o cosa avevamo in ufficio e ripensandolo. Il tema vero oggi diventa mettere l'utente al centro di tutto, ripensare il bisogno, il problema che va a risolvere, un oggetto, una qualsiasi cosa, e ripensare partendolo da quello. Il concetto di user-centric è la base su cui oggi si stanno reimmaginando i servizi. Io non ho più bisogno di una macchina mia personale, posso condividerla. Allora perché non posso condividere una casa? Perché non posso condividere i servizi che nella mia casa ci sono? Il tema diventa: pensiamo tutto per essere sociale e per essere basato sull'utente, sulle sue vere necessità, e non sul "si è sempre fatto così", che purtroppo spesso nel design si è sempre detto.